Questa settimana dovete essere portatori nei nostri gazebo di un messaggio importante sui successi del nostro governo contro la criminalità organizzata. È un messaggio preciso che fa anche piazza pulita del clima assurdo e giacobino creato da alcuni giornali che stanno mettendo in atto una nuova vergognosa montatura tentando di coinvolgere il Presidente del Consiglio e il Popolo della Libertà in vicende poco chiare da cui siamo lontani anni luce. Quanto al Popolo della Libertà, siamo il pilastro portante del governo e nella realtà e nei numeri non ci sono ipotesi diverse di governo. Siamo quindi di fronte all'ennesimo tentativo della sinistra di ribaltare per via giudiziaria il risultato delle urne, siamo di fronte all'eterna pretesa, l'eterno sogno della sinistra di far diventare maggioranza da minoranza con un gioco di prestigio. Il nostro governo continuerà a lavorare nei prossimi 3 anni per realizzare fino in fondo il programma su cui ci siamo impegnati con gli elettori e presto condurremo in porto anche la nuova legge per ridare agli italiani la libertà di usare il telefono senza correre il rischio di vedersi pubblicate sui giornali le proprie vicende private come succede ora. Abbiamo infine già in cantiere la grande riforma della giustizia e la riforma del fisco con la determinazione di ridurre anche la pressione fiscale. Completeremo nella legislatura il nostro programma di governo senza farci condizionare minimamente dai continui tentativi di delegittimazione di un'opposizione che nella realtà continua a perdere peso e a perdere voti. E questa settimana, se ci pensate bene, ci dà ancora una volta la fotografia delle due Italie. Noi che lavoriamo, così come lavora la grande maggioranza degli italiani che lavorano, loro, la sinistra, e i loro giornali che continuano con le chiacchiere, con gli insulti, con le calunnie, con i falsi teoremi, per cercare di infangare il governo, per cercare di indebolirlo, per cercare cioè di mettere i bastoni tra le ruote a un governo che lavora concretamente e bene nell'interesse di tutti gli italiani. Quindi, cari amici, divulgate queste notizie con grande orgoglio, fieri di far parte di un grande movimento rivoluzionario e di essere insieme a tutti noi protagonisti di una grande rivoluzione liberale che si chiama Popolo della Libertà.